43 16. Ciao a tutti ragazzi, sono Luke ed oggi sono qui a mostrarvi, spero, le novità complete della pre-release 4. Allora, come vedete, i muri sono fatti del nuovo materiale che si trova nel mondo End, nel mondo degli Enderman, che sarebbero questi blocchi qua, che spaccandoli dropperebbero comunque cobblestone, ossia roccia. Non so se questa è la definitiva o nel prossimo aggiornamento cambieranno il materiale. Poi, nelle rovine, nei roccaforti, troveremo questo materiale al posto del vecchio portale che sembrava cristallo, con dei buchi, dove noi inseriremo le nostre enderpearl per attivare il portale, che vi farò vedere dopo. Poi, altre novità, c'è questo nuovo materiale che sarebbe la Glistering Melon, che ve l'ho fatto vedere nel video precedente, si droppa con il Golden Nugget e il melone normale. E questo non so che funzionalità abbia, ma l'unica cosa che so è che si può mettere nel per creare le pozioni, diciamo. Adesso qua io ho già creato delle pozioni base, mettendo queste, non funziona, ok. Era qua. Vedete? Non funziona neanche qua. Adesso non mi ricordo più come devo farlo. Vabbè, proviamo a farne una nuova. Per riempire le bottigliette. Vedete che è partito. E volevo farvi vedere un'altra cosa. Vediamo se riusciamo a fare una pozione. Ok. Ed è sempre... no, perfetto. Così non va. Così non va. Ci sono tanti metodi per crearle, ma non... per il momento non me ne viene neanche una. Allora, abbiamo creato questa pozione, che noi bevendola ci avveleneremo. E non so che effetto abbia. Vabbè, comunque vi ho fatto già vedere nell'episodio precedente che aggiungendoci invece la polvere da sparo a tutte le pozioni, creeremo un altro tipo di bottiglietta che invece di berla noi si potrebbe lanciare. Per cui diventerebbe anche una un'ulteriore arma, diciamo. Aspettiamo che finisce. Ok, avete visto che è cambiato la texture della bottiglietta e questa si può lanciare addosso ai mob. Vedete che ho avvelenato sia lui e che sono anche morto. Perfetto. Creeper di merda. Ok ragazzi, direi che taglio il video e vado a ricercare il mio posto dove ero prima. Eccomi ritornato, l'ho ritrovato.
Allora, un altro aggiornamento è questo qui, che finalmente gli incantesimi valgono. Vi faccio vedere un esempio. Non ho spade. Facciamo così. Allora, facciamo per dire questo qui. Questo qua. So che c'è un incantesimo che si chiama, non so quale sia, ma è l'incantesimo della fortuna, che si fa con il piccone, per cui facendo un esempio, spaccando il carbone, invece di droppare un pezzo di carbone ne dà molti di più, dipende da quali blocchi. Infatti si chiama l'incantesimo della fortuna. Ok, dopo aver visto questo, non so che effetti hanno. Non lo so. Facciamo provare. Non lo so, vedo sempre uguale. Non vedo differenze, vabbè. Lo scopriremo. Comunque adesso funzionano. Poi. Adesso l'Ender Pearl hanno, non l'Ender Pearl, scusate, l'occhio di Ender ha una doppia funzione, ossia funziona sia per attivare il portale che troveremo nelle roccaforti, ma comunque sia le roccaforti è difficile trovarle, perché se non sbaglio hanno tolto quelle colonne di vetro. Per cui il modo più semplice per trovare la roccaforte più vicino è con l'occhio di Ender. Con il tasto destro si lancia, vedete che l'occhio parte, e ci indica la direzione dove è la più vicina roccaforte. Vedete che se io provo a lanciarla di là, comunque sia se ne va di là. Per cui la più vicina roccaforte è da questa parte. Vedete che mi indica qua? Si era anche di là, ma comunque di là. Per cui dovrebbe essere qua sotto. Andiamo a vedere. Speriamo di beccarla subito. Vedete che quando colpisco fa un effetto strano. Ok. Allora, abbiamo trovato nella roccaforte, abbiamo trovato una miniera. Io però non era questa la mia intenzione. Non volevo cercare questo. Diciamo che per non allungarvelo vi taglio ancora il video. Eccomi tornato. Allora, ero cieco io ragazzi, l'occhio di Ender non ha sbagliato perché scavando qui ho trovato qualcosa. Vedete? Ora, speriamo di poter trovare il portale. Comunque ho notato che il piccone spacca veramente molto più veloce, vedete? Perché se vi ricordate era un semplice piccone di ferro. Mi sa che abbiamo beccato la roccaforte sbagliata.
vabbè, comunque sia, ragazzi, è inutile che vi faccio perdere tempo. Direi che il portale lo costruirò io. Io un posto migliore non potevo prenderlo. Allora, per costruire un portale, in teoria non si può. Si può solo con più menite. Allora. Ok, allora. Questi sono i blocchi. E questo dovrebbe essere l'attivazione. Vediamo. Allora, dovrebbe essere come un portale normale, per cui l'ho fatto più alto. Questo piccone spacca veramente più, molto più veloce. Ok, allora diciamo che abbiamo sbagliato, ma è giusto. Allora, in teoria, quando noi troveremo un portale nelle roccaforti, basterà mettere gli occhi di Ender per... a mettere gli occhi di Ender per attivarlo. Ora non funziona, non so il motivo, forse perché l'ho costruito io, però con tutti gli item, se non mi sbaglio, questo qui, ok, è il portale. Vedete, non è fatta apposta, sono già entrato nel portale e ora, ragazzi, siamo nel mondo degli Enderman. Sono in modalità survival, per cui non creative. Non posso neanche volare, non so neanche come scendere. Perfetto. Allora, una volta arrivati nel mondo Ender, nel mondo dell'Enderman, non si può più tornare indietro per il momento, finché non esce un nuovo aggiornamento. L'unico modo per tornare al nostro mondo è morire. Vedete che... questi attaccano, per cui ma non so ancora cosa serve in questo mondo, sinceramente. Sembrano un po' scemi sti Enderman, tutto questo danno io non lo vedo. Vabbè, che ho l'armatura di diamante. Questo, amici miei, è il mondo degli Enderman. Mancano i draghi, li aggiungeranno nel prossimo aggiornamento, per cui qui dovrebbero esserci anche dei draghi. Cioè, non ci credo, uccidendo gli Enderman qui si droppa il carbone. Credo sia carbone. No. No. Scusate. Carbone l'avevo già io. Non so, hanno delle palline nere che non so che cosa siano. Saranno sempre le palline dell'esperienza. Stavo cercando di farli ammazzare, ragazzi. Per farvi vedere come si torna al mondo normale. Perfetto, siamo morti. Siamo tornati al mondo normale, perdendo tutti i nostri, tutto il nostro inventario, logicamente. Per cui direi che è veramente una, secondo me, una cavolata per il momento il mondo degli Enderman. Intanto è anche iniziato a nevicare. L'ultima novità è il sole e la luna, che sono rotondi invece di quadrati.
lo avevo già detto, è che ci sono le fasi lunari, ossia che la Luna si potrebbe vedere la Luna piena, la mezzaluna, le fasi del cambiamento della Luna, che ancora non ho avuto piacere di guardare. Vabbè, direi che da lui è tutto, questi sono tutti gli aggiornamenti che hanno messo nella pre-release 9, nella quarta pre-release della 1.9, sicuramente piena di bug ancora. Da Luke è tutto, ciao a tutti.